Oggi alla Camera di Commercio di Torino abbiamo presentato la consueta indagine sulla nati mortalità delle imprese della provincia di Torino per l'anno 2022. Questa indagine misura quante imprese sono nate e quante imprese hanno cessato nei vari settori e nei diversi ambiti economici. Possiamo rilevare che in generale abbiamo su Torino oltre 223.000 imprese che sono cresciute marginalmente dello 0,60%, ma se andiamo ad analizzare in dettaglio questo elemento, vediamo che sono cresciute molto di più le imprese del settore delle costruzioni, probabilmente per il fenomeno dei bonus edilizi, sono diminuite le attività dell'industria e del commercio. Per quanto riguarda l'industria, speriamo che questo sia dovuto anche a delle aggregazioni, quindi una dimensione delle imprese che cresce con meno imprese ma di dimensione più grande. E poi è cresciuto il settore dei servizi alla persona, dei servizi alle imprese. Quindi il trend della nostra provincia si conferma sulla crescita dell'ambito dei servizi. Nell'ambito del commercio un calo, e nell'ambito turistico anche un leggero calo, ma perché c'è anche un calo, per esempio, dell'attività dei bar e cresce quello dei ristoranti nell'ambito dei servizi, diciamo, turistici. E poi un altro dato importante è il ridimensionamento del numero delle imprese giovanili, non perché sono diminuite, ma anche perché le imprese giovanili poi l'imprenditore passa il limite dei 35 anni, quindi rientra in un'altra categoria. Però abbiamo perso 71 imprese come stock di imprese giovanili. Crescono leggermente le imprese da imprenditrici donne, questo è un dato positivo, e si conferma il dato delle imprese con imprenditori stranieri, con la prima nazionalità che è quella della Romania, seguita dal Marocco e dall'Albania, che sono in forte crescita, come sempre, oltre il 4%. Quindi un'analisi globale di questo fenomeno della nati mortalità ci dice che le imprese, dopo la grande problema pandemico, dimostra una certa resilienza, nel senso che resistono con una crescita modesta, e quindi questo fa pensare che, diciamo, il tessuto economico rimane. Sulla qualità delle imprese, quindi sul tipologia di impresa, avrei qualche riserva, perché le aziende dei servizi in genere sono aziende meno strutturate, quindi non parliamo di ambiti manifatturieri, vere realtà imprenditoriali, ma società di servizi, quindi dove c'è il ruolo della persona nella sua prestazione del suo servizio.